Buongiorno cari amici, siamo a questo nuovo appuntamento. Innanzitutto, prima di commentare un po' quello che è successo in questa ultima settimana, vorremmo dare la parola al nostro collega Giovanni Landi che ha partecipato alla Commissione Bilancio perché ci sono alcune informazioni da darvi e che tratteremo al prossimo Consiglio Comunale di mercoledì. Prego Giovanni. Grazie, buongiorno a tutti. Preciso che oltre a me in Commissione Bilancio vi era anche il collega Alfonso Farini, col quale abbiamo, come dire, tenuto banco in ordine a quelle che sono le variazioni che hanno portato in Commissione Bilancio i componenti della maggioranza. Per queste variazioni abbiamo ritenuto di accoglierne soltanto una in quanto riguardava il nuovo assessore e per questi era la variazione una necessità tecnica, ovvero andava a coprire l'indennità che allo stesso spetta per la residua parte dell'anno 2016. Per le altre variazioni invece ci siamo opposti all'approvazione, nel senso che abbiamo votato contro perché riteniamo che le variazioni proposte non sono in linea con le esigenze effettive della collettività, vale a dire, per quanto riguarda la spesa prossima della notte bianca pari a 20.000 euro, incrementa le spese per le luci dell'Irno da 190.000 a 210.000 euro, il che significa che avremo speso complessivamente per un'attività della quale tutti noi sappiamo quali sono gli esiti e quali sono le difficoltà e quanta immagine purtroppo non positiva ha dato al territorio per circa 210.000 euro. Bene, a fronte di oltre 20.000 euro di maggiori spese, i signori della maggioranza ci hanno detto che ci sono allo Stato coperture per soli 5.000 euro, vale a dire che in bilancio loro hanno la certezza di poter spendere soltanto 5.000 euro, in quanto vi è una copertura da sponsorizzazioni e allo stato attuale, ovvero giovedì, vi erano soltanto 5.000 euro da poter spendere. Questo si dimostra quanto sia avventuroso il modo di procedere, perché se la notte bianca è programmata per il 23, come si fa a non avere la copertura e ad avere già pronta la spesa per il 23? Altro aspetto che ci ha fatto indignare è il fatto che vi è stato un ulteriore incremento di circa 3.000 euro per l'attività, diciamo, ricreative. Per fare queste attività ricreative a favore di non meglio specificate iniziative, sono stati tolti fondi e soldi, anzi dallo stanziamento per le pari opportunità, per i migliori studenti del territorio, addirittura è stato azzerato il capitolo per i migliori studenti, e per le nuove attività imprenditoriali sul territorio. Queste sono, a nostro avviso, momenti di grande, come dire, patologia amministrativa, perché purtroppo dimostrano che a fronte di spese correnti si penalizzano le iniziative culturali e gli investimenti sulle nuove generazioni. Queste cose non le possiamo condividere, per questo motivo abbiamo votato contro e lo faremo anche in Consiglio Comunale. Arrivederci. Grazie Giovanni. Adesso torniamo brevemente a qualche commento sulla conferenza stampa che il sindaco ha tenuto il 14 scorso, se non vado errato, e che è stata incentrata su una serie di risposte alle nostre critiche molto dettagliate che avevamo portato avanti sia sugli sprechi sia sulla determina che è stata oscurata per 7-8 mesi e su tante altre questioni. Il sindaco ha replicato sostanzialmente dicendo che, almeno da quello che riportano i maggiori quotidiani, che non vi è nessuna spaccatura nella maggioranza e che non vi sono sprechi per le luci dell'Irno. Ecco, tutte e due sono, adesso non vorrei fare l'interprete delle, come dire, delle parole del sindaco, che spetta a lui interpretare se stesso, ma sono due cose che non rispondono al vero. La spaccatura nella maggioranza c'è, è certificata da questa lettera firmata da 8 consiglieri, primo firmatario Cosimato, ultimo firmatario in ordine alfabetico il consigliere Rocco, che pur non facendo nomi specifici, però criticava in maniera molto aspra, io dico in maniera anche legittima, perché in democrazia vige il principio sacrosanto che le critiche sono anche un modo per, come dire, migliorare l'azione amministrativa. Ma sicuramente c'erano, infatti il sindaco l'ha voltata in questo senso dicendo che era soltanto un invito a fare meglio. Ecco, allora anche se volessimo
dà ragione a questa versione, significa che fare meglio, nel senso auspicato da questi 8 colleghi, doveva portare non a far quadrato in una conferenza stampa un po', come dire, funerea, ma a portare fino in fondo queste critiche, e noi ci auguriamo, a differenza di quello che egli ha affermato, che non cambia squadra, che la squadra cambi lui, e quindi che gli possiamo augurare, come un noto esponente politico dichiarò qualche anno fa, stai sereno, viviti tranquillamente il Natale in famiglia, che può darsi che con l'anno nuovo la squadra cambierà allenatore. Per quanto riguarda gli sprechi, ebbene, sono sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo interloquito con i commercianti, abbiamo avuto incontri con tanti cittadini, probabilmente anche grazie a Giovanni e al nostro collega Landi faremo proprio un incontro di ascolto con tutti gli operatori economici della nostra cittadina. Lo spreco è evidente, è nei fatti, ed è una cosa, voglio dire, che veramente mortifica, fa arrabbiare le persone, non so quale termine più semplice usare, perché lo ribadisco ancora una volta, innanzitutto noi ci interroghiamo e vorremmo che il sindaco ce lo spiegasse, a che cosa sono serviti 190.000, adesso mi diceva Giovanni arriveremo a 210, a che cosa sono serviti 190.000 euro, perché noi, che pur un po' di amministrazione abbiamo fatto, non riusciamo proprio a capire. Noi vediamo ogni anno quella imponente manifestazione religiosa che si fa a Sava, dove i nostri concittadini di Sava eccedono in apparati luminarie. Ebbene, basta chiedere ai cittadini organizzatori, al comitato organizzatore, anche al parroco, non si va oltre le 15-20 mila euro di spese, vi posso assicurare, per un numero di luminarie certamente superiore a quello che noi abbiamo visto. Quindi innanzitutto vorremmo capire che fine hanno fatto. Poi ribadiamo che ogni cosa ha il suo tempo. Probabilmente 10, 15, 20 anni fa, in un momento in cui non c'erano particolari problemi per le casse dei comuni italiani, non c'era la crisi talmente grave che ha stretto il nostro popolo negli ultimi 5-6 anni e altri popoli dell'Europa, basti pensare a quello che è successo in Grecia, in Spagna, in tante altre, che comporta milioni di persone nelle nostre terre che scappano dalla fame e dalla guerra, e io credo che in questo periodo spendere tanti soldi sia veramente un affronto al buon senso. Si dice, ma questi fondi vengono, parte di questi fondi, 130.000 euro, dalla regione, ma questo non significa nulla, perché innanzitutto c'è chi li ha chiesti alla regione, e forse si potevano chiedere invece, lo ripetiamo, per servizi sociali invece che per inutili luminarie. Ma poi i fondi della regione non è che sono i fondi di Arlecchino o di Pulcinella, sono fondi nostri, perché noi cittadini campani, lo ripetiamo ancora una volta, paghiamo le tasse più alte in Italia proprio alla regione Campania, che ha le tasse e al primo posto per livello di tassazione in Italia. Quindi sono fondi nostri, e quindi crediamo che tutti noi, tutte le nostre famiglie, debbano interrogarsi sul buon spendere, sulla buona spesa, sulla buona attività anche di questi fondi. In ultimo, il sindaco ha citato che nel sociale si sta facendo tanto, il tanto noi non l'abbiamo visto, ma lui ha citato l'utilizzo dei voucher. I voucher sono diciamo un istituto, un mezzo per remunerare piccoli lavori, piccoli interventi al costo di circa 9-10 euro lordi all'ora. Ecco, dovete pensare, cari amici, che i voucher sono stati aspramente condannati dal più grande sindacato italiano, dalla CGIL, perché sono stati ritenuti una forma surrettizia e vergognosa di pagamento di prestazioni che si fanno ai lavoratori. Invece di pagarli, di assumerli normalmente, anche se mai a tempo determinato, vengono pagati
come dire, come se fossero un po', come se si faceva un tempo nelle campagne, no? Vieni a raccogliere le mele, vieni a raccogliere le olive, io ti pago un tot, un po' in nero, un po' con chissà quale altre prestazioni, e fammi questo lavoretto. Ecco, non credo che sia una cosa di cui vantarsi, perché lo stesso governo attuale, il nuovo governo Gentiloni, ha pubblicizzato alla Camera che intende superare nella riforma del Job Act la pratica dei voucher. Quindi lo stesso massimo rappresentante di governo, dello stesso partito, se non sbaglio, del nostro sindaco, ha detto che li vuole mettere da parte, anche per evitare il terzo quesito referendario che l'11 gennaio sarà sciolto dalla Corte Costituzionale. Andremo a fare un altro referendum, probabilmente andremo a vincere un'altra volta un referendum contro una pessima legge voluta dal Presidente Renzi, e uno dei tre quesiti riguarda proprio l'eliminazione dei voucher. Quindi prima di parlare il sindaco dovrebbe documentarsi un poco meglio, e se vuole parlare del sociale si andasse a rivedere le centinaia di iniziative fatte da chi lo ha preceduto. Credo che ci sia ancora tempo, non vorrei sbagliarmi, per farvi gli auguri di Natale da parte di tutti quanti noi. In ogni caso, già da adesso vi auguriamo innanzitutto di stare in buona salute, che è la cosa più importante, vi auguriamo di essere vicino ai vostri cari, di avere un pensiero per chi soffre e di far vivere sempre nelle vostre famiglie i valori della correttezza, del rispetto e della solidarietà umana. Grazie a tutti e buon Natale in anticipo.